Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash, la Chrome che ripercorre passo passo le avventure di Ash del cartone animato, da Kanto fino ad Alola. Detto ciò, è basata su Pokémon Rosso Fuoco, il mio gioco preferito, quindi non potevo assolutamente non farla. Nello scorso episodio eravamo arrivati qui a Plumbeopoli, dopo essere passati per il Bosco Smeraldo e aver fatto entrare nella nostra squadra Caterpie e PG8. Eccoci qui. In questa puntata esploreremo Plumbeopoli e andremo a battere il capo palestra Brock, o almeno spero che lo andremo a battere. Ok, vediamo cosa vende lui, Pokéball e pozioni. Compriamo un'altra pozione, che non fa mai male. Le Pokéball per ora non le abbiamo usate perché i Pokémon sono entrati nella nostra squadra semplicemente parlandoci. Ok, questo non ci fa passare se non abbiamo ucciso Brock, o meglio, sconfitto Brock. Ah, ci dice che Brock appunto si prende cura anche di 9 suoi fratelli. Nidoran va seduto. Ok, questo classico dialogo riguardo ai Pokémon ottenuti tramite scambio, che crescono più veloci ma potrebbero non obbedire senza le giuste medaglie. Questa ci può insegnare Iron Defense? No. Ok, grazie comunque. Museo della Scienza, vedete anche questo è cambiato rispetto all'originale. Ok, questo è venuto qui per imparare le cose sui fossili. I fossili sono fantastici. Possiamo resuscitare i Pokémon dai tempi antichi. Ok, questo può resuscitare i nostri fossili. Non abbiamo ancora però fossili, peccato. E qui abbiamo un box PC, va bene. Quindi questo è il museo, un po' più povero rispetto alla versione originale. E questa è la casa di Brock invece, andiamo a vedere. Tutti aiutiamo Brock alla palestra quando possiamo, ecco qui i suoi 9 fratelli. I nostri genitori se ne sono andati, così è Brock a prendersi cura di noi ora. No, meglio, faresti bene a non sconfiggere il mio fratellone. Non hai ancora combattuto contro il mio fratellone? Il nostro fratello Brock pulisce e cucina tutti i giorni qui. Sì, praticamente è lui che si prende cura della casa. Oh, pensi di sfidare Brock? Se lo batti ti darò qualcosa di interessante. Ok, ricordiamoci di venire da lui dopo averlo battuto, per vedere cosa ci dà. Il mio gemello si chiama Billy, ok? Sei tu Billy? E la mia gemella si chiama Tilly, va bene? La fantasia dei nomi. Brock è più di un semplice capo palestra. He is the best brother we could ever have. Che carino. È il fratello migliore che avremmo potuto mai avere. Qua posso interagire con qualcosa? No. Ok, abbiamo anche visitato la casa di Brock. Possiamo passare? No, non possiamo passare di qua. Brock usa solo Pokémon tipo roccia. Sarebbe meglio avere un Pokémon lotta per combattere contro di lui. Noi non ce l'abbiamo, ma il nostro Pikachu ha imparato doppio calcio, perciò siamo in buone mani, dai, siamo in buone mani. There aren't many serious Pokémon trainers here. There are all bug catchers. Non ci sono molti allenatori di Pokémon seri qui. Sono tutti pigliamosche. Vabbè, un po' discriminatoria come cosa, però va bene comunque. Eccoci qui. Va bene. Ok, uno ci dice che i Pokémon apprendono mosse salendo di livello, l'altro ci dice che gli piace avere Brock qui perché ci sono tanti bambini con cui giocare, ovviamente si riferisce ai suoi fratelli. Psst, sai cosa sto facendo? Sì. Lo so, è un duro lavoro, sì lo so, stai tipo fertilizzando le piante, giusto? Ok, ci manca solo a dire la verità di parlare con la gente all'interno del centro Pokémon. Questi si stanno scambiando. Voglio davvero un Vulpix, così sto scambiando con... Sto scambiando il mio Growlithe per averne uno. Aspetta. Da quando Vulpix è bianco? Pensavo fossero arancioni. Ok, questo sta ricevendo Vulpix Shiny. E non se ne è manco accorto. E questo va a due Vulpix e sta scambiando quello Shiny. Cioè due geni praticamente. Ah, può teletrasportarci. Il suo zii può teletrasportarci. Ok, niente, non mi interessa teletrasportarci. Aspetta. No, ma
Mi ha davvero teleportato indietro? Ma io ho detto no. Dai, che scammata. Devo rifarmi tutto il Bosco Smeraldo? Ma mi ha fregato, ragazzi. Ma mi ha fregato. Cioè, mi ha fregato letteralmente. Vabbè, ce lo facciamo in 2 secondi il Bosco Smeraldo, per carità. Però mi ha fregato, cioè io ho fatto no. E lui mi ha teletrasportato indietro. Ma non parlerò mai più con la signorina. Mai più nella vita. Bosco Smeraldo, cioè, siamo già praticamente a più della metà, lo si fa in 2 secondi una volta che sai dove andare. Nel frattempo ci prendiamo anche un po' di esperienza, anzi non ce la prendiamo visto quanto poco esperienza ci dà. Ok, siamo già praticamente alla fine. Ultimo Pokémon battuto da battere, e poi andiamo a Brock, eh. Poi andiamo a rompere il culo a Brock. Andiamo con questo Thundershock. Ecco fatto. Niente, cosa? Un altro Pokémon qui. Va bene. Il gioco mi sta letteralmente trollando. Cioè, prima mi rimanda indietro alla città e poi mi fa trovare due Pokémon in due blocchi d'erba adiacenti. Ok, ora basta però. Andiamo a combattere contro Brock. Eccoci qui. Vai. Brock usa Pokémon tipo roccia. Sono deboli contro acqua, erba, lotta, terra e acciaio. Minchia, alla faccia. Comunque, oltre a tutte le debolezze, sono comunque forti contro fuoco, coleottero, volante e ghiaccio. Normale veleno non gli danno, non gli fanno molto danno. Ok, andiamo a battere il primo allenatore, Battle Minau. Guardate, ci sono Geodude e Onix fuori dalle loro Pokéball. Ok, Pikachu, mostrami cosa sai fare con il tuo double kick. Non male, non male. Tra l'altro con statico lo paralizziamo anche. Prendiamo solo 98 punti però. Geodude no, non voglio cambiare ovviamente. E vediamo quanto danno si prende Geodude dal mio double kick. Ok. Vai. Perfetto. Ora, proviamo a battere Brock. Tra l'altro abbiamo appunto il suo Onix qui. Onix e il suo Geodude. Va bene. Vai. Così sei qui. Io sono Brock. Sono il capo palestra di Bulbeopoli. My rock hard willpower is shown even in my Pokémon. La mia volontà di roccia, la mia forza di volontà rocciosa si vede anche nei miei Pokémon. I miei Pokémon are all rock hard and have true grit determination. Sono tutti di roccia dura, diciamo, e hanno molta determinazione. Fammi vedere il tuo. Fammi vedere il tuo meglio. Andiamo con ovviamente Pikachu e PG8. E. Ok, non più di due, giustamente, perché anche lui ne ha due. Quindi andiamo con loro. Nel caso in cui non dovessimo riuscire a battere Brock con Pikachu PG8, andremo ad evolvere Metapod, per forza. Per forza, de. E lo combatteremo con Butterfree. Vediamo cosa usa lui. Ah, Seismic Toss. Accidenti. Ok. Uno però è andato. Bene. Ora lui manda in campo Onix. Allora, potremmo mandare in campo PG8, usare una pozione su Pikachu, quindi usare PG8 come sacrificio e far combattere Pikachu full vita contro Ronix full vita. Direi di far così, sì. Mandiamo in campo PG8. Sacrifichiamolo. Essenzialmente, sacrifichiamolo. Ah, Onix è a livello 9, che okay, forse non avrei avuto bisogno di questa strategia, però a questo punto usiamola. Andiamo con la pozione su Pikachu. Ah, lui non usa una mossa di tipo roccia. Ok, allora noi usiamo Sand Attack. Vabbè, sei stupido, bro. Cioè, ti uso un nuovo Sand Attack. Cosa devo farci io? Continuo a usarti Sand Attack. A un certo punto non potrei più attaccare.
Cos'è Bind? Ah, Volgibotta, vero. Eccolo che fallisce. PG8 piano piano verrà ucciso, ma non è un problema. Perché gli abbiamo fatto tipo 6. 6 turbosabbia. E a questo punto usiamo un ultimo attacco che sarà un Gust. Per vedere giusto quanto danno gli facciamo. Tra l'altro anche abbastanza danno, avremmo potuto tranquillamente batterlo con. Come si chiama? Con Raffica. Ed è forse una cosa che faremo. Vediamo se lui riesce a ucciderci. Ok, riesce a ucciderci, va bene comunque. Faremo prendere tutti i punti esperienza a Pikachu. Che con Double Kick qui lo dovrebbe disintegrare. Esattamente. Che okay, lui usa Bind, ma missa ovviamente. E noi con Quick Attack lo finiremo. È stato più facile del previsto in realtà. Avrei potuto tranquillamente mandare Pikachu due double kick e sarebbe morto. A quanto pare non conosceva mosse tipo roccia. Boh, strano. Molto bene, molto bene. Hai ottenuto la medaglia Sasso. O meglio, hai guadagnato la medaglia Sasso. E anche la TM Rock Slide. Che è rocciotomba o sassata? Dovrei controllare. Ha l'opportunità di far tentennare l'avversario, quindi forse è sassata. Ok. Io, a dire la verità, volevo essere un allenatore di Pokémon, non un allevatore di Pokémon, non un capo palestra, ma lo faccio per la famiglia. Oh, che tenero, Brock. Si sacrifica per la famiglia. Ora andiamo a prendere la ricompensa da quel tipo. Sono curioso di vedere cosa ci dà come ricompensa. Hai battuto Brock? Ecco, tieni questo. Ah, un'altra MT, Sandstorm. Ok. Ok, buono. Sempre meglio di niente. Andiamo quindi a curare i nostri Pokémon. E anche per questo episodio di Pokémon Fire Rush è tutto. Io ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Anzi, tra l'altro, finiamo di parlare alla gente in questo centro Pokémon, ovvero a te. Niente, si addormenta perché Pikachu canta. Alla stronzola nell'angolo non parleremo mai più. E nel prossimo episodio andremo di qua, ora non c'è più il signore che ci blocca, e andremo proprio sul percorso 3, verso il Monte Runa. Grazie per aver seguito questo video, ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Dalla Charizard Sphere è tutto, al prossimo video!